quando comincia? Già comincia? Vabbè, poi lo tagliamo. Come comincia? Allora, volevo dare tutti una spiegazione, ma avete riempito di messaggi, facci sapere la verità su Giundo, su te, su Massimo, su tutto quello che è successo, diciamo, a casa Giundo. A casa Giundo non è successo niente di particolare. Giundo è un amico e... Andrea. Non usiamo i nickname perché non vanno bene. Andrea per me è un amico grande e vi posso assicurare, lo dico come professionista, che non è un falso invalido, è una persona che sta veramente male, viene torturato, scusa se lo dico, tutti i giorni, tempestato da chiamate minacciose, da chiamate offensive brutte nei confronti suoi, nei confronti di chi purtroppo non c'è più in questo momento. E altro che vorrei dire, che innanzitutto ha fatto l'essere trans, che me ne vanto di questo, di essere trans, e questo è per il Marco. Manni, mi hai delusa, ti pensavo un amico, ma veramente un amico con la maiuscola, invece sei pezzo di merda come tutti gli altri. Non ti voglio neanche più sentire per telefono, non mandarmi messaggi e... insomma sei uno stronzo come tutti gli altri. Ti pensavo diverso davvero, l'unico fra tutti gli utenti di YouTube a parte Andrea, e pensavo che fossi sincero nei miei confronti, invece sei il solito. Cioè, il solito come tutti gli altri, che la pensa come tutti gli altri. E lo so che ci sei di mezzo tu in tutta questa storia. Lo so perché l'ho capito e lo sai benissimo che non sono deficiente. Comunque, boh. Un saluto e cogliamo. Ciao, dalla trans. Un attimo, gira la web che mi verso di me. Scusate un secondo. Ciao, Manny. Io... con te in passato ci ho avuto delle discussioni anche inutili e stupide. Ho detto fra di noi, detto adesso, ci sarebbe più altro da ridere, perché quello che è successo è solo una serie di cazzate. Non voglio dar giudizio su nessuno perché non so la persona più adatta per dare giudizi su qualcuno, però posso assicurarti che Denisa a me in questi giorni, e tra l'altro lo dico perché non volevano che dicessi una cosa del genere, sono stato in ospedale perché mi sono sentito male. Le uniche persone che mi sono state vicino, che mi hanno praticamente assistito, e se posso veramente contare su qualcuno adesso, so su chi contare. T'assicuro che Denise non merita sto stilicidio mediatico che gli state facendo, e meraviglio di te che, visto che ci avevi anche un grosso debole nei confronti suoi, non te sei fatto avanti per proteggerla una sola volta da tutte le cazzate che sono state sparate da quell'altro bestione. Con tutte le volte che ti ho difeso io. E mi fa specie che tu, dopo quello che ha fatto, praticamente abbia ancora l'amicizia nei confronti di quel tizio. Ma non è quello, Andrea, non è assolutamente quello. Che se voi due avete risolto tutto, avete risolto tutto e siete in pace, perché io voglio ancora bene a Manny Marco, perché è un amico e lo rimarrà sempre nonostante tutto. Però non è che voglio fare la croce rossina che mettere, però se tu gli hai tolto la denuncia e tutto quanto. Io ho ritirato la denuncia da un bel pezzo. E per chi l'hai fatto? Perché prima di tutto è venuto qua e si è fatto vedere con la faccia scoperta. Esatto, e chi ha insistito per farti togliere la denuncia? Tu. Perché poi oltretutto ho visto che di persona non sei la persona che si vede nei video. Anzi,
Mi fa specie che tu qui sia una persona completamente diversa da quella che ho visto e mi sono ricreduto. Ma auguro soltanto che tu, adesso, se veramente gli vuoi bene a Denise, prendi tutti gli stronzi che hanno cominciato a rompergli il cazzo e allora gli devi far veramente vedere i sorci verdi, perché non è giusto quello che gli stanno facendo. Solo perché è stata a casa mia? Beh, quello è stato un caso. E qui non è mai successo un cazzo di niente. Solo per la cronaca. E parlando anche a certi soggetti che hanno la lingua troppo lunga e non c'hanno argomenti per poter praticamente sputtanare gli altri, se non questi, perché sono dei miserabili. Vorrei dire, ricordate perché voi con le parole vostre potete dire quello che vi pare, i fatti contano, capito? Quindi non dico altro. Auguro a tutti gli utenti di YouTube i migliori auspici, per così dire. Ciao mammi, state buona, saluta ma storta. È Paolo bravo. Ah, un'ultima cosa. Loro due non stanno insieme per scherzo. Perciò, chiunque dica qualche cazzata o se inventi stronzate, poi se la vede con me perché le denunce, come sono arrivate a Mani Marco, arrivano anche a voi. Non dico altro. Salve a tutti, ciao Magni, un bacio, nonostante tutto ti voglio bene e non mi fare più carognate.